In omaggio a Camus, un video meridiano e mediterraneo, anche se in questo video non voglio parlare di lui, ma vorrei fare qualche brevissima annotazione a partire da Heidegger e Nietzsche e a partire in particolare da un punto cruciale del pensiero dell'uno e dell'altro, due punti che sembrerebbero essere in contraddizione, ma che a mio modesto parere non lo sono affatto, e dico questo non per fare un'operazione di chiarimento filologico, ma perché se riusciamo a mettere in continuità e non in contrapposizione questi due punti centrali, le prospettive che si aprono da un punto di vista filosofico e del pensiero in senso lato sono vastissime. A cosa mi riferisco? Andiamo in ordine cronologico. Per quanto riguarda Nietzsche, mi riferisco alla tematizzazione sviluppata soprattutto dal giovane Nietzsche in opere come ad esempio Sul futuro delle nostre istituzioni educative o in tutte e quattro le meditazioni inattuali, relativamente al fatto che coloro i quali per Nietzsche possono considerarsi veramente artisti e filosofi, e ora non posso dire cosa Nietzsche avesse in mente con questo, ecco, questi sono sempre stati, sempre sono e sempre saranno una minoranza all'interno del genere umano. Cioè quelli che, possiamo anche utilizzare questa figura che usa anche Nietzsche, che è tipica del romanticismo tedesco, quelli che riescono ad ascoltare il discorso delle muse, quelli che possiamo considerare quindi essere figli delle muse. Dall'altra parte Heidegger, con un pensiero espresso soprattutto nell'ultima intervista, quando dice che a fronte di questa dinamica metafisica, e che poi diventa anche relativa alla civilizzazione occidentale, peggiorativa, che si può riassumere con la formula di oblio dell'essere, anche qui parlo considerando che queste formule siano note. Ecco, a fronte di tutto questo possiamo però avere la possibilità, o forse la speranza, che il genere umano del futuro possa tornare ad avere, dice Heidegger, o mi permetto di dire io, avere per la prima volta, un rapporto consapevole con questo qualcosa di misterioso che Heidegger nomina essere. Ecco, qui sembrerebbe esserci una contraddizione, perché com'è possibile tornare ad avere o avere per la prima volta un rapporto consapevole con questo mistero che possiamo nominare essere e però continuare a dire che in tutti i casi coloro che potremmo continuare a definire autenticamente artisti o filosofi rimarrebbero comunque una minoranza? Ecco, la continuità sta in questo, e cioè che anche se il genere umano del futuro dovesse avere un rapporto consapevole con questo mistero che possiamo nominare essere e che si dà ritraendo, si dice Heidegger, ecco, un rapporto consapevole non significa riuscire ad ascoltare fino in fondo ciò che questo qualcosa dice, riuscire a percepire, a comprendere fino in fondo ciò che questo qualcosa dice. Utilizzando l'immagine nicciana potremmo dire, si potrebbe essere consapevoli del fatto che le muse esistono e tuttavia continuare a non essere in grado di comprendere, perlomeno non fino in fondo, ciò che dicono. Una cosa è essere consapevoli dell'esistenza di questo qualcosa e una cosa è percepire, riuscire ad ascoltare, riuscire a sentire ciò che dice. Ecco, mettere in continuità questi due punti centrali nel pensiero dell'uno e dell'altro per me è importante, dicevo, non per una questione di correttezza filologica di cui non mi interessa minimamente, ma per le prospettive filosofiche che questo discorso dischiude. Tra le tante, ora ne cito brevissimamente almeno due, una relativa all'animale e una relativa all'uomo, quella relativa all'animale. Perché gli animali, diciamo così in una formula sintetica, perché gli animali fanno sempre pena? Gli animali non hanno un rapporto poetico o artistico consapevole con questo qualcosa di metafisico che possiamo nominare come essere, secondo Heidegger, o come muse, secondo Nietzsche. Quindi tutto quello che gli accade lo vivono esclusivamente da un punto di vista pratico e strumentale. Quindi questo significa che quando soffrono possono arrivare a comprendere qual è la causa strumentale in quella determinata circostanza per la quale stanno soffrendo, ma non riescono a comprendere qual è l'origine essenziale, direbbe Heidegger, qual è l'origine metafisica, che non è una causa, l'origine non è una causa, che contiene quella causa strumentale. Quindi non possono comprendere da un punto di vista metafisico ciò di cui soffrono.
Dall'altra parte, un'altra conseguenza che ora accenno soltanto relativa all'uomo. Che cos'è la felicità? Essere felici non significa semplicemente provare una gratificazione momentanea, non so, in base ad un acquisto appena fatto, e quindi provare qualcosa che ci dà una gratificazione nel momento in cui viviamo quel qualcosa, ma se ipotizziamo non soltanto che quel qualcosa se ne vada, ma che noi stessi usciamo di scena, ad esempio con la morte, allora scompare anche quella gratificazione che provavamo. La felicità, da non confondere infatti con la gratificazione, bisogna distinguere quindi tra gratificazione e soddisfazione, la felicità, che quindi coincide con la soddisfazione, consiste nel far parte, nello sciogliersi all'interno di una prospettiva più ampia, che è quella all'interno della quale noi siamo con il nostro corpo, con il nostro pensiero, con il nostro linguaggio, cioè è partecipare, la felicità è partecipare a quella che è la nostra casa dal punto di vista del pensiero, dal punto di vista del linguaggio, ciò che ci rende esattamente ciò che siamo e non altro. Ecco, ma se in tutte le circostanze, anche nella migliore possibile, cioè nella circostanza in cui il genere umano tutto dovesse avere un rapporto consapevole con questo qualcosa di misterioso che possiamo chiamare essere, ecco, anche in questo caso però, se anche in questo caso coloro i quali potremmo definire autenticamente artisti e filosofi con Nietzsche, cioè coloro i quali riescono ad ascoltare fino in fondo il discorso fatto da questo qualcosa di metafisico, rimarrebbero una minoranza. Questo significa che la condizione nella quale tutti, o meglio, la maggioranza del genere umano è sempre immersa, è una condizione di mancanza di consapevolezza di ciò che questo qualcosa di misterioso sta dicendo. Anche qualora nel migliore dei casi riuscissimo ad essere consapevoli che esiste questo qualcosa di misterioso, rimane il fatto che non lo si riesce ad ascoltare fino in fondo, che questo ascolto è appannaggio di pochi, non perché siano bravi, intelligenti o colti, ma perché sono fortunati. E allora questo significa che la condizione esistenziale inevitabile a cui è destinata la maggioranza del genere umano è una condizione di assenza di felicità, senza però riuscire a comprendere che questa felicità manchi, ovvero è una condizione di disperazione inconsapevole.